Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di YouTube Gamer. Oggi, come leggete dal titolo, pronostico classifica serie a team. Ovviamente qui è tutto messo in disordine e quindi non vedo ultima l'Udinese e non vedo primo, insomma, il Milan. Partiamo con il 20° posto, ovviamente ognuno tiene la sua opinione, quindi mio fratello possiamo anche non trovarci e ognuno dirà la sua. 20° posto, ragazzi, secondo me è Frosinone, che finirà Frosinone. con una 25 punti, però ovviamente Eppure secondo me il pronostico in Frosinone. B il Frosinone. Poi Perché il Frosinone fa queste cose che sale e c'è chi scende e c'è chi sale. Frosinone sale e scende. Sempre. scende. Eh sì. E il mercato poi non fa mai grandissimi Poi investimenti. 19° posto, signori, io prevedo la Spal che quest'anno scende in B. L'anno scorso si è salvato proprio per proprio, signori, sapete che vuol dire per il rotto della cuffia, no? All'ultimo sudatissima questa salvezza e quindi questa volta prevedo che non ce la faccia. Bro, tu che E dici? fa tipo il Crotone. Tu Secondo me pure. Sì. che dici? Andiamo con il 18°. Ragazzi, a sorpresa, e vi dico proprio a sorpresa, il Sassuolo. Ho il Chievo. Tu dici il Chievo. Io Io dico il dico il Chievo. Sassuolo perché Sassuolo, signori, è una squadra che, diciamo, in teoria è una squadra che potrebbe fare tranquillamente 40 punti, però secondo me si complicherà la vita quest'anno. 16° posto se la giudica. Secondo me, Bruno, 17. 16°, sì. 17° e poi 16°, quindi veloce, perché finché non arriva primo qua è scocciante. Allora, quale Allora, siamo dovresti? arrivati a 18°, le 3 in B. Quindi Ovviamente qua mettono il Napoli perché la prima che si salva la prima sarebbe. che si salva, secondo me, signori, Bruno, io te la tiro proprio salvezza così, il grandissimo Cagliari. Il Cagliari? Sì. Ma ci spostare. 16° posto, signori, per il Chievo, secondo me arriva lì. Invece tu o Chievo Sassuolo lì, eh? Sì, mettere una delle 15° posto, ragazzi, ci mettiamo il Parma. due. No, io ci metterei la Sampdoria perché secondo me l'anno prossimo non Farò una farà. stagione brutta, vabbè. Sì. 14° io ci metto l'Empoli. Io invece ci metto il Parma a sorpresa. 13° signori ci metto il Genoa. 12° L'Empoli. signori ci metto una squadra che non vi aspettate. La Fiorentina. Bologna. 12° 12° il Bologna. Sì, ci può stare. 11° signori, l'Udinese. Bro, ti trovi? Sì. Poi 11° che ci mettiamo? Ci mettiamo No, per me il la decimo devi fare, Sampdoria. il decimo. Il decimo è la Sampdoria per me. Che farà una stagione normale, cioè la Sampdoria. Poi, No, per me la Fiorentina. signori, 9° posto ci metto la Fiorentina. Tu? Non posso ci mettere il Genoa, proprio come stavo messo. 8° posto, signori, un ottimo Torino. Torino io lo vedo di settimo. Quindi io invece 7°, sai che ci vedo? L'Atalanta. Poi, Bru. Poi che ci sta il sesto posto? Adesso sì, sesto. E sesto Ok, posto, allora signori, adesso. adesso si fa interessante. Con calma, big. State calmi. Sesto Passo. posto, io ci vedo. Diciamo Lazio, secondo me no, perché Farà qualcosa in farà più. qualcosa di più. Purtroppo per i rossoneri vedo il Milan a sesto. Il Milan. Quello è tra Milan. Milan, Juve, Lazio, Roma e Napoli. Quindi Purtroppo ci vedo la Roma. che dici? È Non so l'Inter. perché. Non so perché. Ok, quinto posto, signori. La Lazio ci Senza alcun vedo. dubbio anche io ci vedo la Lazio. Quarto posto, i due là che ci vedo. Ci vedo. L'Inter. Ok, invece il Milan. Signori, terzo posto io ci vedo la Roma. Cosa? Io invece ci vedo praticamente al terzo posto, indovina cosa? Lo devo dire il Napoli. Secondo Stranamente. posto io ci vedo la Juve. La Juventus e il primo posto l'Inter? Io ci vedo il Napoli. Poi Io ci vedo l'Inter. sedicesimo posto io ci vedo. Cioè, spero che ci Non sia il so. Napoli, No, ovviamente. vabbè, ragazzi, ovviamente, dai. Facciamo il podio fatto da umili.
terzo posto Napoli, secondo Roma, primo Juve, terzo posto da tifosi, Roma, Juve, Napoli, terzo posto realisti, Roma, Napoli, Juve. Invece Cioè, però, praticamente raga, uno prima ci deve sperare. io come primo posto ho detto ci vedo praticamente l'Inter, secondo posto la Juventus e il terzo posto Napoli. E certamente, ragazzi, faremo anche altri video, casomai, su calciomercato, perché non è ancora detto nulla. Se arriva un Cavani che... c'è qualcosa nell'aria. Se arriva qualche altro giocatore Vabbè, poi molto attivate la interessante, tipo campanella Modric e nell'Inter. iscrivetevi, attivate la E campanella. ricordiamo una cosa, soprattutto, bro. Che praticamente poi dopo che dobbiamo fare? Dì lo stesso tu. Dobbiamo condividere questo video. Eh sì. E mi raccomando. Ciao a tutti, allora. Bella.